Siamo tornati, eccoci qua. Un po' che non ci vedevamo, saltare il video di mezzogiorno non è roba da tutti i giorni, però volevo farlo. È stata una scelta fatta apposta perché oggi c'è stata appena terminata la presentazione di Breber e non avevo voglia di fare un altro video successivo. Faremo due parole proprio velocemente in chiusura di video su quelle che sono state le parole di Breber. Scusate la ripetizione perché non ci sono state chissà quale domande, chissà quale risposte, quindi non potevo prevederla questa cosa, ce la teniamo per la fine, ma soprattutto cerchiamo di parlare di calciomercato, anche perché in questi giorni vi ho stressato, ho caricato tantissimi video, l'altro giorno ne ho caricati tre, ieri ne ho caricati due, insomma, volevo anche lasciarvi un po' di respiro per disintossicarvi da questa faccia qua, e quindi iniziamo subito, perché poi, ragazzi, è l'11, quindi lunedì si gioca. Sembra, so che sembra. Iniziamo dalle certezze. Quindi Kostic è atterrato a Torino, è atterrato a Caselle, è arrivato alla Continassa, sta facendo le visite mediche e quindi si allenerà al più presto in gruppo con i suoi compagni. Perché? Perché mancano 4 giorni, appunto, a lunedì all'esordio col Sassuolo e sarà indispensabile averlo a disposizione. È vero che ieri Cuadrado è tornato ad allenarsi in gruppo. Quindi potrebbe giocare titolare eventualmente Cuadrado nel tridente, come abbiamo già visto fare anche nella tournée in alto a sinistra. Dall'altra parte è anche vero che Kostic sarà importante perché una partita non è composta soltanto dagli 11 titolari, bensì sono indispensabili anche le riserve, i giocatori subentrati. E io, come vi dicevo in qualche video, in qualche spezzone di live che ho ricaricato qua sul canale di dove ero ospite da altre parti, sono dell'idea che la preparazione con una squadra di Bundesliga, col campionato che iniziava prima, e soprattutto di una squadra che doveva giocarsi una Supercoppa europea con Real Madrid, persa ieri sera, gol di Alba e Benzema 2-0 per i Blancos di Carletto Ancelotti, a livello fisico come sarà scoppiettante e nei primi mesi, nella prima parte di stagione, poi ci sarà il mondiale, quindi dopo non ho idea di che cosa succederà, ma Kostic sarà uno di quelli più in palla. Questa è la mia previsione, pensando anche a come è stato Morata quando è arrivato con Pirlo, la preparazione che aveva fatto l'Atletico, se l'è portata dietro per tutta la prima parte di stagione, dove andava decisamente più di tutti gli altri nostri calciatori, poi nella seconda parte c'è stata la flessione, anche l'anno scorso Morata non ha raggiunto quei livelli che aveva raggiunto nella prima parte di avventura con Pirlo, quindi secondo me Kostic sarà uno di quelli indispensabili nella prima parte di stagione. E allora vi dico, è arrivato Kostic, non credo nella difesa 3, ve l'ho già detto anche Bremer, è tornato sul discorso, ha parlato più volte di difesa 4, quindi credo che Bremer sia una delle persone che più di tutti sa di cosa stiamo parlando, poi magari ci saranno delle ispezioni di difesa 3, ma l'idea è quella di fare una difesa 4. Ma Kostic dove lo metti? Allora, secondo me non da terzino. Io sarei sorpreso di vedere Kostic terzino. Ve l'ho già detto tante volte. Però questa è una mia opinione. Vale 2 centesimi, letteralmente, quindi niente. E dato che Kostic è arrivato, Alexandro non si muove, ma Luca Pellegrini domani farà il percorso inverso rispetto a Kostic e quindi farà le visite mediche con l'Eintracht Francoforte, quindi Luca Pellegrini che sarà l'erede di Kostic, e Pellegrini come quinto, come esterno di centrocampo della difesa 3, ce lo vedo decisamente meglio. Eccoci qua, un'altra cessione. Era nell'aria perché ieri la Juventus e Raffaella Pimenta si sono trovati, hanno fatto una bella chiacchierata e i protagonisti appunto di questa chiacchierata erano Luca Pellegrini e Moise Kean. E potrebbero uscire entrambi. E attenzione che la Juve sta continuando a lavorare sul fronte Depay. E allora vi dico, potrebbe esserci una doppia cessione Ken-Pellegrini per un triplo ingresso Kostic, Depay più un terzino sinistro, oppure un doppio ingresso, però dopo lì bisogna che Kostic giochi come terzino sinistro e io non ho idea se nella testa della Juventus Kostic va a occupare quella casella, poi magari sì e andiamo a scoprire un grandissimo terzino sinistro, o magari no, e quindi torniamo sul mercato e andiamo a prendere un terzino. Non ho idea di quelli che siano i piani della Juventus, però attenzione che sicuramente un'uscita ci sarà. Domani visite mediche programmate per Luca Pellegrini a Francoforte, lo diceva anche Gianluca Di Marzio. Delle visite programmate domani, invece di interessamento Romeo, Albanese, Balice, l'hanno detto tutti, però domani, a quanto pare, Pellegrini farà le visite mediche a Francoforte e quindi una cessione. E sappiamo bene che fronte Rabiot, fronte Pellegrini, fronte Ken, fronte Arthur, che ce lo stiamo dimenticando, ma Arthur è un altro di quelli che deve uscire per forza di cose. Si registrano dei rallentamenti, forse addirittura
definitivi nella trattativa con il Valencia, ma il signor Arthur non deve dimenticarsi che c'è il mondiale, se vuole avere un'opportunità di andare al mondiale, così come il signor Alessandro, ma a quanto pare a lui non interessa, beh, Arthur non ha nemmeno mai preso parte alle amichevoli quest'anno, non è nemmeno partito con la tournée della Juve, è clamorosamente un calciatore fuori rosa, diverso da Alessandro, che per quanto mi riguarda era il trattamento da utilizzare anche per lui, però Pellegrini deve stare molto molto attento, quindi registriamo questi interessamenti, queste trattative vere e proprie, Pellegrini fuori, Ken ora vediamo perché quanto pare la Juventus non è andata giù in ritardo l'altro giorno e probabilmente anche lato campo non sono molto soddisfatti del ragazzo, Rabiot che anche qui a quanto pare dei miglioramenti lato trattativa ci sono perché in questo momento la palla è Rabiot Manchester United e quindi tradotto mamma Veronique Manchester United per trovare semplicemente l'ingaggio. E se Rabiot trova l'ingaggio, Rabiot parte, alla Juventus arrivano quasi 20 milioni di euro più con comprensivi di bonus, 17-18 milioni di euro più bonus, una roba del genere, che assolutamente non è male. Poi Bremer ha parlato e ha detto che voleva ringraziare ovviamente il Torino per i 4 anni trascorsi in Granata, ma la Juve è una squadra che lavora per vincere, Allegri è ambizioso, tra l'altro oggi è il compleanno di Allegri, tanti auguri, 55 anni mi pare, abbiamo parlato, abbiamo la stessa mentalità, vogliamo andare verso la vittoria. E poi dice, a 3 o a 4 è un po' diverso, ma un calciatore forte deve saper giocare in ogni contesto. Ne ho parlato anche con Chiellini e ci sto lavorando. Ho parlato con diverse società, aperta e chiusa parentesi, Inter, ma la Juve è una delle squadre che ha vinto di più negli ultimi anni, mi ha convinto. E qua, secondo me, escono i vari anni di dominio Juve per la generazione di ragazzi che è cresciuta vedendo vincere la Juve. E questa è una cosa che ci tornerà fuori più avanti, perché tanti davvero ragazzi sono cresciuti vedendo la Juve dominare, magari non nell'immediato ma nei prossimi anni sicuramente questa cosa tornerà fuori anche per un discorso di preferenza nei trasferimenti interni in Serie A, ne sono convinto. La Juve è una squadra conosciuta, ovviamente poi la Juve deve continuare a ricominciare a vincere, sennò poi questa cosa non funziona. La Juve è una squadra conosciuta a livello mondiale, può farmi bene anche in ottica convocazione Brasile. Guarda, mi auguro con tutto il cuore che tu possa essere convocato, Alessandro, e Arthur no. No, a meno che poi Alessandro non torni fenomenale, ma ne dubito. L'amichevole con l'Atletico ci ha fatto incazzare. Vuoi vincere anche le amichevoli se giochi la Juve? Siamo concentrati per iniziare bene il campionato. Alla Juve si punta sempre a vincere e quest'anno vogliamo invertire la tendenza dell'ultima stagione. Questa è la risposta che dà inerente alla domanda sullo scudetto. I tifosi del Toro l'hanno presa male, ma considero la Juve una bella scelta. Poi ha detto addirittura, ma se ai loro figli capita un'occasione bella, gli dicono di no perché è la Juve. Mi ha fatto molto ridere, però di principio ha ragione. Io voglio vincere, ho scelto la Juve e non c'è niente di male. Chiellini per me è un idolo, ho parlato con lui e mi ha detto che potevo prendere la sua numero 3. Sono stato tra i top difensori in Italia, ora però devo dimostrare tanto e soprattutto, vedete, torna fuori ancora, devo adattarmi alla difesa a 4 perché tutte le squadre più forti giocano con la difesa a 4, questo è quello che dice Bremer. Sarà difficile ma ce la farò. La Juventus ha altri brasiliani, ne abbiamo citati due, c'è anche Danilo, c'è Caio Jorge che sta recuperando dall'infortunio. Mi stanno aiutando molto, ma non sarà facile arrivare in nazionale. Però Bremer lo dice tranquillamente, so che la Juve si gioca con la difesa 4, il Brasile gioca con la difesa 4, la Juventus è un club che può darmi anche un po' più di notorietà e quindi spero che tramite la Juventus si possa arrivare anche alla nazionale. Questo è il mio lavoro, la Juve è una squadra top e l'ho scelta per migliorarmi. Onestà proprio di Bremer, ti butta la verità in faccia senza girarci troppo intorno. Da 2 anni volevo cambiare squadra per aumentare il mio livello, era arrivato il momento. Sono molto critico nei confronti delle mie prestazioni e tutte le volte, appena finita la partita, riguardo i video dei miei errori. Mi ha ricordato la scena di Pogba nel Pogmentary quando arriva a casa dopo che non è riuscito a vincere l'ultima partita, che poteva essere l'ultima all'Old Trafford, cosa che poi non è stata, e quindi il posto di Pogba lo prenderà Rabiot quest'anno. Bonucci è il capitano, mi ha accolto per primo, sto parlando tanto con lui per iniziare al meglio il campionato, quindi la testa veramente di Bremer è lì al 15, lo capisco perché anche la mia è lì. Ho avuto allenatori bravi, con Juric poi ho fatto il salto di qualità, ma la cosa più importante per arrivare a questi livelli è stata la testa. E Bremer mi sembra un ragazzo con la testa sulle spalle, poi il lato campo lo scopriremo, però mi dà proprio l'impressione di essere un ragazzo con la testa sulle spalle. Dico ragazzo nonostante i suoi credo 120 kg di muscoli, però è un classe 97, 5 anni più giovane di me. Il sogno di ogni giocatore è giocare alla Champions. La Juve ti impone non di partecipare,
ma di arrivare in alto. Sarà una bella esperienza. E qua, Bremer, ti devo dare una brutta notizia, perché tu sei nato che la Juventus aveva vinto da un anno la sua ultima Champions League, quindi se mi parli di giocare la Champions alla Juve, bella esperienza, mi spiace dirti che non è così, a meno che tu non possa essere uno di quegli eroi che va a invertire la tendenza della storia, e te lo auguro con tutto il cuore, ma soprattutto me lo auguro, perché voglio essere anche un po' aggressivo su questo punto di vista, voglio mettermi al centro della discussione. Parte le cavolate, proprio 2-3 domande, c'erano state buona decina, 10-12 domande a Bremer, niente di clamoroso come avete visto, ma monitoriamo il fronte cessioni, perché la Juventus in questo momento sta cercando di tagliare i rami secchi per iniziare al meglio il campionato, per fare gli ultimi acquisti. Attenzione al nome di Depay, attenzione a un nome a centrocampo che potrebbe essere Paredes, attenzione a un terzino sinistro che spero possa non essere Emerson Palmieri, e attenzione perché poi se escono altri giocatori la Juventus potrebbe concludere la campagna acquisti con altri 3 o forse magari addirittura 4, ma qua ci stiamo sbilanciando, ma altri 3 acquisti potrebbero tranquillamente arrivare alla Juventus. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti.